C'è per veste, ehi! Thank you.
Senti Don, il più giovane c'è l'età tua. Thank you.
5, 3 minuti e 07 alla fine per Cagli, primo tempo 10-6. Tre al termine per Cagli, un tiro libero, il canestro valido. A segno 2-3 bombe dei Cagliesi, ma non è questo il modo di andare avanti. Allora.
Primo tempo, 17 a 10 per Cagli. Inizio del secondo tempo. Thank you.
forza, si fa una scelta brava. Oh, scorso allunga, 23-10 per il Cagli, 7 minuti e 53 alla fine del secondo tempo. Sette 10, secondo tempo, 6 minuti e 04 alla fine. Time out. L'allenatore è collegato, è collegato, ha guardato le gambe, ha guardato le gambe. Non c'è connessione internet qui dentro, se no si poteva fare. Thank you.
Attenzione! Time out, 2 minuti e 53 alla fine, 32-15 nel secondo tempo, siamo secondo quarto. A casa. Va. Thank you.
7-21, 15 secondi alla fine del secondo quarto. Molto probabilmente sarà l'ultima azione. Canestro valido. Allora, 37-24, fine del secondo tempo. Del secondo quarto. Passato la palla.
7 minuti e 7 alla fine del terzo tempo, 43-23, 20 punti di vantaggio per il Cagli. Sarebbe il massimo vantaggio ottenuto in tutta la partita. Nei primi due tempi era un più 17, adesso è un più 20. E diventa più 23 con questa bomba.
più 24 a 4 minuti e 12 secondi dalla fine del terzo tempo. In teoria li abbiamo doppiati, 56, no, 52-26. Li abbiamo doppiati. Cagli ha raggiunto i 5 falli, quindi da adesso in poi ogni fallo sarà tiro libero. E tra l'altro Pesaro il primo tiro libero li ha sbagliati tutti facendo sempre secondi. Bellissimo, gliel'ho lanciata molto bene. Ancora due tiri per Pesaro, 1.54 alla fine del terzo tempo, 52-27. Il primo come al solito è stato sbagliato. È fortuna che io gli ho cominciato a lanciargliela e via.
Continua che fa anche il secondo. Porca paletta. Si è ripreso i due che avevano sbagliato prima. Il Cagli c'è un attimo di defiance. Ha perso qualche palla, qualche tiraccio. Terzo tempo, 54 a 34. Ultimi 10 minuti di gioco effettivo. Di problemi col cavalletto, ma risolvibili. Problemi
questo quarto tempo non parte proprio molto bene. Cagli si sblocca dopo 2 minuti e mezzo di partita. Minuti 10 mancano alla fine del quarto tempo, 55 a 38, 55 a 39. Momma che 10 minuti.
4 cavi. Sì, non preoccupare, sta tranquillo. Ormai manca 10 minuti. Il 20, tranquillo. Tranquillo, sta tranquillo. Se no discorri che ti si sente te. Palla, tu discorri. Sento il lupo! Più 21, questo è il massimo vantaggio che ci abbiamo avuto. Penso. Comunque 3,55 al termine, 62-41. Il ragazzo di Pesaro fa passi. Possiamo dire che questa partita è vinta. Il Cagli va in prima divisione. Vado la bomba, vado! 2,36 al termine, più 23 Cagli. Bomba! Vai, 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 vai
Maggio! Di peso stanno per andare a casa con la coda fra le gambe, in senso lato, perché si sono battuti con onore fino alla fine. Altro time out a 1 minuto e 33 dalla fine. Il punteggio è di 65-42. Commento, basta che parli vicino a telecamera. Questa mattina, questa partita è stato molto non so, era bella, vincente, è stato molto vincente per i Cagli, perché all'inizio la scorsa partita contro la Lupo avevano perso, invece questa volta hanno vinto. Bravo, grazie. Buono. In teoria dovrebbero essere le ultime tre azioni della partita, mancando 1 minuto e 23. Vediamo come andranno a finire. Forse saranno anche 4. Il pubblico tranquillo, contento. L'ennesimo time out a 51 secondi dalla fine, non so a cosa serve. 65-43, ultimo quarto. Siamo pronti per la festa. Attenzione, secondo me questa partita è molto interessante, abbiamo giocato tutti bene, con qualche difficoltà sulla difesa, ma ci siamo cavata tutti con una grandissima vittoria. Bene, bravo. 45-46 per il Cagli. Sì.
Fermati, sta fermo, sta fermo, gira sta schiena, poi vede dietro. Gira, devo dietro. Posto, grazie. Andiamo a serve. No, ciao ragazzi.